Taranto deve volare. Con questo slogan è stato allestito un gazebo informativo nel centro di Taranto dal movimento Associazioni e Cittadini Pro Aeroporto di Taranto Grottaglie. Si chiede alla Regione Puglia di mantenere gli impegni assunti, ossia l'attivazione dei voli commerciali, in primis quelli passeggeri di linea dallo scalo ionico, con un bacino d'utenza, si legge nel volantino, vastissimo che travalica i confini della provincia tarantina, considerando anche che i passeggeri dei due aeroporti aperti al pubblico, Bari e Brindisi, hanno visto un aumento nello scorso anno fino a circa 7 milioni di passeggeri. Ci viene negato quella che è un diritto acquisito considerando la Costituzione, considerando che abbiamo un aeroporto ben disponibile, operativo, cioè è doganale, c'è tutto, è una grande struttura. È bene che la gente sappia che noi proseguiremo a lottare, ma che lo sappia essenzialmente il Presidente Emiliano. Deve capire che con noi non si scherza, noi saremo una goccia cinese, Presidente Emiliano, una goccia cinese. Ogni passeggero in media genera un indotto diretto di 85 euro e uno indiretto di ben 400, tra pernottamenti, passi, attività di intrattenimento e spostamenti, che vanno a creare un valore molto superiore al mero prezzo del biglietto. Vogliamo capire dal Presidente Emiliano e anche da altri nostri rappresentanti istituzionali, perché ci rivolgiamo anche a loro, perché Taranto deve essere esclusa da questi benefici. A sostegno dell'iniziativa anche due esponenti politici, Ciro Petrarulo, consigliere provinciale, e Cosimo Borraccino del Consiglio regionale pugliese. Di solito c'è lo sperpero di denaro quando si costruiscono cose inutili. Noi abbiamo una cosa utile che però non utilizziamo. È uno sperpero al contrario, è uno sperpero anche questo. Si deve utilizzare qualcosa che c'è e che è utile per tutta la comunità tarantina e ioniche. Taranto ha bisogno di uno sviluppo economico differente. L'aeroporto garantisce, può garantire un'alternativa alla nostra economia. E allora io continuo a chiedere in Consiglio regionale al Presidente Emiliano di dare attuazione alle sue promesse, promesse che da 3 anni e mezzo, da prima della campagna elettorale, egli ha sempre detto a parole di voler attivare per i voli passeggeri aeroporti grottati. Noi siamo qui con un movimento che cresce giorno per giorno, con una partecipazione popolare straordinaria, per continuare a chiedere al Presidente Emiliano e quindi ad Aeroporti di Puglia semplicemente questo.